Dato di folklore può essere utilizzabile. Se il nostro compito non è giudicare, ma cercare di capire, non stancarci di capire, assumiamo questo dato particolare, questa usanza, come punto di partenza per la nostra indagine. Dunque c'è ancora, ad Ollolai, nel cuore cosiddetto arcaico delle zone interne della Sardegna, un gregge comunitario. Ogni nucleo familiare un tempo aveva una capra in casa per approvvigionare di latte fresco la famiglia e alimentare i bambini. Ce ne sono ancora 170. Ogni famiglia paga 1200 lire al mese al capraio, che provvede all'affitto del pascolo e a condurvi per tutti i giorni dell'anno, eccettuato il giorno di Pasqua, le capre. Da questo inserto deduciamo un altro dato. La domenica mattina quassù le donne vestono ancora il costume per andare in chiesa. Il costume è una divisa comune alla comunità. Una comunità di pastori possiede una cultura talmente articolata che si estende fino ai dettagli. La madre e la moglie preparano la bisaccia al pastore figlio marito che ha il gregge giocoforza lontano. La madre è in cantina, prende il pane necessariamente biscottato, deve conservarsi spesso per settimane. Il caglio, stomaco di agnello essiccato, e il formaggio, il deposito è qui a casa. La moglie, con divisione rituale di compiti, prepara il cambio dei vestiti. Samuda. Che ti resterà? Sono andata ad andare all'antipatia. Si ritrovano davanti alla tradizionale bisaccia. Qui la moglie saluta il marito. È la madre che mantiene il diritto di accompagnare il figlio alla strada, che gli dice l'augurio. Va in buon'ora. Tessuto di istituzioni, regge. È un tessuto talmente solido che ancora non è stato possibile strapparlo, soltanto lacerarlo. Una minoranza come questa dei pastori, con una cultura omogenea ma deteriorata, che si manifesta in risposta alle quotidiane provocazioni di un'altra civiltà con insofferenza e spesso con animosità, ha diritto di vivere sviluppando dall'interno della sua tradizione il suo progredire, o deve essere piegata con la forza, essere sottomessa? Possiede queste capacità di modernizzarsi che gli sono oggi indispensabili per non restare sempre più indietro, sempre più diversa, o è destinata a scomparire? In mattinata ecco un altro quadro che può essere significativo. Nella casa del barbiere la madre e la zia davanti al fuoco. Dal piano di sopra una musica nota. Attenzione! Attenzione!
Sì, ho un portamatto dei rosei, che le messo in branco, so. È un esempio di come una società tenta di assorbire le moderne tecniche pubblicitarie senza interamente subirle. Il bando tradizionale ne risulta soltanto modificato. Il venditore di frutta sulla piazza paga 250 lire per questo annuncio detto nelle due lingue dell'isola, il sardo e l'italiano. Ma ha successo questo annuncio? Richiama una gran folla? Il pastore e l'ex pastore ora manovale era anche contadino. Ha mantenuto sotto il paese, irrigato dallo scolo delle fogne, l'orto. Così da maggio a novembre c'è poco lavoro per l'ortolano. Ognuno fa i suoi ortaggi da sé. È un mercato chiuso. Si consuma ciò che si produce. D'altronde, di dove vengono i soldi per gli acquisti? I proventi della pastorizia, qualche misero stipendio dei cantieri di lavoro e nient'altro, se si eccettua il lavoro delle donne ai cesti di asfodelo che saranno venduti ai turisti. Sono intessuti con uno stinco di bue appuntito, suraju, lo strumento più antico che si conosca. Ollolai è un paese italiano che vive della vita dell'Italia, consumando la sua quotidiana razione di pubblicità. Ollolai vive in un regime di libero mercato, ma in effetti non può comprare. E l'orto torna ancora utile. Attenzione! Attenzione! A ordine del sindaco, s'avverte di pulire tutti gli aminos. E dell'ormundare bene, a io non puliti, cadi un istituto suo, veni posto in contravvenzione. Attenzione, si avverte la popolazione, tutti, di fare pulizia per le strade, ognuno al suo posto. Chi non fa la pulizia viene multato. Eppure le navi traghetto ci sono e l'isola, come è stato più volte notato, non è più un'isola. Moderne e capaci navi da Cagliari a Porto Torres, da Olbia fin qui al Golfo degli Aranci, dal dopoguerra portano in Sardegna turisti, idee nuove e merci. Merci soprattutto. Mai l'isola ha subito nel corso della sua storia una invasione così massiccia e così capillare. Emiliani, milanesi, toscani, prima in avascoperta col furgone, poi con i mastodontici camion. Si va in Sardegna a cercare fortuna, sicuri di trovarne, dal momento che nell'isola non si produce nulla, o quasi nulla, che serva a vestire, a divertire, ad abitare. Tutti i generi di abbigliamento e di arredamento, decaduto oramai il costume tradizionale e l'artigianato non da soprammobili, tutte quelle comodità, quei comfort della vita moderna, così come sono stati immaginati in altri luoghi e per altre esigenze, cucine componibili in formica, elettrodomestici, saponi in polvere, tutto quanto è propagandato, illustrato, reclamizzato come non arcaico, viene con queste navi, caricato su questi capacissimi camion. Inizia da questi porti la penetrazione verso l'interno. Ogni oggetto porterà una carica dirompente tendente a deteriorare, ma non capace di sostituire i modelli tradizionali. Muretti a secco che sembrano osservare il volto eterno dell'isola non sono molto antichi. Prima del 1820 non esistevano. C'era ancora nell'isola il regime feudale. Poi i signori vennero espropriati in cambio di risarcimenti cospicui. Nacque così il capitalismo agrario. Una legge sabauda del 1820, la legge delle chiudende, consentì a chiunque avesse recinto un campo di divenirne proprietario. Nasceva così la borghesia agraria, e sparivano le proprietà demaniali appartenenti ai comuni nelle quali i pastori entravano liberamente.
In corrispondenza al sorgere della borghesia agraria, ecco l'istituzione del fitto pascolo e l'inizio del lungo dissidio tra capitale terra e capitale bestiale. I proprietari della terra dicono che i pastori sono ricchi. Sì, loro dicono quello e altro dicono. E loro perché non se la tengono le pecore, così fanno proprietari terrieri e proprietari di bestiame. Non li conviene perché o che ve le rubano e il personale un salariato fisso vuole 700.000 lire e con le altre spese va a finire 1.000.000. Mentre loro affittano il terreno, lo pagano fuori misura e loro stanno più comodi, non hanno nessuna responsabilità in campagna. Annata buona, annata male, loro devono tenere quello. Quanto incide l'affitto della terra sul vostro bilancio? Come sarebbe quello? Sul ricavo complessivo, quanto dovete pagare al proprietario del pascolo? E a vedere secondo l'inquantità del bestiame. Quello perché uno che se ne ha 200 o potrà pagare, non so, 1.200.000, 1.300.000. Quello che ne ha 100 ne pagherà 700.000 e via di seguito. E l'equo canone, lo sconto del 30%, come avete avuto l'anno scorso? L'equo canone è uscita dalla legge l'anno scorso per 66-67 e c'è stata la riduzione di corso del 30%. È successo un patatrac anche per quello, perché loro non la vogliono sentire affatto. E il pascolo era pagato e quest'anno se lo dovevamo mantenere e loro non la vogliono sentire affatto. Si vogliono mettere alla stretta che si deve pagare e basta. Che l'annata cattiva non l'hanno causata loro. Lei dice che se un pastore richiede l'osservanza della legge regionale, cioè lo sconto del 30%, l'anno dopo sarà privato del pascolo. Se avessi la possibilità che non c'era stato il brocco di ogni scampo, perché lo buttavano ora per ora dal pascolo? Ma siccome c'è la legge del brocco, quello non possono fare, ma cercano del tutto, ti rimutano, guarda se non me lo paghi, ti butto via, se oggi c'è la legge va bene, domani non c'è la legge, ti faccio sparire al completo, e così che c'è e non c'è lo sconto. I proprietari della terra fanno qualche miglioria? Abbeveratoi, case? Niente. C'è una casetta qui e me l'ho fatta io a mie spese. Neanche un tuculo lo fanno. Non c'è un pozzo, non c'è una vasca, non c'è nulla. Qualche casa e c'è stato qualche proprietario, ha affittato il terreno e c'era la casa nel terreno e non gli ha dato neanche la chiave della casa. Potreste farle voi pastori queste migliorie e poi scontarle dal fitto. Ma qualcuno me l'ha fino detto a me questo particolare, che esiste la legge che noi possiamo fare, ma sono troppo ignorante e non ci sono riuscito a accertare in quale modo sarebbe la legge. Se no io, non so, una casa, un fienile me lo facevo perché occorreva una stalla e via di seguito. Anche gli erbai? Degli erbai li faccio lo stesso io, ma anche per quello, per me, io quest'anno ho fatto l'erbaio su un terreno, e mi vogliono buttare via perché mi sono messo a fare l'erbaio al bruciariamento. E mi ha già detto che mi ha messo il litte, fino adesso non mi hanno notificato nulla. No, che mi ha messo il litte, che mi ha citato alla commissione specializzata per buttarmi via dal pascolo perché ho fatto l'erbaio al bruciariamento, un pezzo di terreno che avevo a parte dalla massa di tutto il pascolo. Ci sono molti contributi per i pastori. Contributi c'è per l'erbaio e dicono che ce ne sono altri, ma perché siccome non siamo affittuari il proprietario non è d'accordo con noi a fare un beneficio, non so, a chiudere, a fare una stalla, un fienile. C'è, ma per noi non esiste lo stesso. C'è molto abigeato da queste parti. Sì, di ogni scampo, anzi ha calmato un po' adesso, ma altri anni prima d'oggi era un terrore. Così rubano molto. Ma chi è che ruba? Chi è comodo. Cioè? Quelli che sono disponibili, che lo fanno proprio di professione. Là. Sono ricchi o poveri? Ce ne sono più ricchi dei poveri che rubano. Altri proprietari di greggi o persone di fuori? Altre persone, magari che sono di campagna, che hanno bestiame, ci sono diversi elementi che sono dedicati per quel mestiere. Un corpo lo fanno di qui, un corpo di là, e già si tratta che
che è una professione anche quella là. Che cosa ne pensa lei del sequestro di persona? Come? Cosa ne pensa del sequestro di persona? Cosa ne penso? Che sia un commercio anche quello là. E lo fanno tutto per i soldi, per il denaro. Ma chi è che può fare una cosa del genere? Non so se risulta positivo, ma a tutti i modi si incomincia a verificare che c'è anche delle personalità complici in questi ricatti. Lei è proprietario di quanti ettari di terra? Una trentina. Affittati a pascolo? Affittati a pascolo. Per quanto incide nel reddito di un pastore l'affitto della terra? Può incidere per un 15%. Loro dicono da più della metà a un terzo. Da metà a un terzo, una volta forse. Non oggi con tutte le riduzioni. Voi proprietari, quali lavori o migliorie fate ai pascoli? Nessuna miglioria, dal momento che non è possibile migliorare il terreno con l'affitto che si ricava. Dicono i pastori che voi proprietari di pascolo gli impedite di fare qualsiasi tipo di miglioria, per paura che poi ve la scalino dall'affitto. È vero. Che ne pensa della riduzione del canone di affitto in anni di siccità? L'equo canone, siccome in Sardegna era già abbastanza ridotto il canone dei terreni, adesso con l'equo canone si è ridotto a ricavare poco più delle imposte. La vostra dunque è una vera e propria rendita, senza alcun rischio e alcun lavoro. Sì. Voi pretendete col reddito della terra di campare la famiglia e far studiare i figli senza fare altro? Almeno in origine si pretendevano, i grandi pretendevano questo, forse. E invece oggi? Oggi siamo orientati per altri lavori, quindi non lo pretendiamo più. Lei che lavoro fa ora? Io faccio l'impiegato. È il momento di riposo nella giornata del pastore. Col sole d'estate le pecore non si muovono per 4 o 5 ore dall'ombra della quercia. Le 4 del pomeriggio. Nell'ovile i pastori si preparano il pranzo. Cuociono la pasta, anch'essa venuta in scatola dal continente. Qui in cucina, che è il ripostiglio di attrezzi, laboratorio per la fabbricazione del formaggio, magazzino. 3 greggi con relativo personale fanno capo a questo ricovero nelle vicinanze di Gavoi, a 3 chilometri da Ololai e a 40 da Nuoro. Tra i nostri ospiti vi sono pastori e servi pastori. Chi di voi è pastore e chi servo pastore? Io sono servo. Lei? Io servo lo stesso. E lei nel mezzo? Padrone. Con tutta sincerità, che rapporti ci sono tra servo e padrone? Ah, come in una famiglia, come fratelli. Non c'è differenza. Senza distinzione nessuna, eh? Nel lavoro. Nel lavoro, ma nel resto? Con nessun riguardo. Brutta parola, servo. Beh, abbiamo sentito sempre dire servo, tanto per dire, non è che lo diciamo, noi quando lo chiamiamo servo vogliamo offenderlo, ok? Lo diciamo così Per distinguerlo, lei dice. Beh, per non dire che siamo tutti padroni, magari, no. Ha qualche pecora dentro il gregge oppure no? No. Ragazzi, normalmente ha soldi, come se fosse uno stipendiato qualunque, no? Quanto guadagna un servo pastore? 50, 60 lire, 70 al mese. Dicono che il servo pastore sarebbe qualcosa di simile all'apprendista in una bottega artigiana. Spera di diventare pastore proprietario. Sì. Dipende. Può essere pagato a pecore, a soldi poi li acquisti. Può essere pagato in pecore e poi piano piano. Ti dà un gregge in più. C'era forse un tempo che la parola servo aveva il suo significato, ma oggi, con l'assedio di una civiltà diversa e con la presenza di altri e ben più temibili antagonisti, non si avvertono tensioni apprezzabili. Quasi non esiste differenza di salario.
Il proprietario del gregge potrà avere 100.000 lire invece di 60, prendendosi tutti i rischi imprenditoriali che a volte annullano l'intero reddito. E soprattutto non c'è differenza di vita. L'azienda del pastore è complessa. Intorno ad un gregge di 300 capi, che è già un buon gregge, ruotano di solito tre persone: il pastore proprietario e due servi pastori addetti alla custodia, un numero imprecisato di cani e un branchetto di maiali che utilizzano i sottoprodotti della lavorazione del formaggio, a volte una o due vacche. Ma per un gregge transumante, come sono tutti questi di montagna, non sono soltanto questi i lavori indispensabili. C'è l'intrico dei contributi con le sue complesse pratiche burocratiche, la ricerca del pascolo, la terra non è più sufficiente per 3 milioni di pecore, e infine i laboriosi accordi d'affitto. Accordi particolarmente difficili perché la proprietà è talmente frantumata che per un gregge di 300 pecore possono occorrere 50 contratti, da farsi con ogni cautela perché i proprietari sono giudici, avvocati, dottori e impiegati. Contributi, contratti, trattative d'affitto, liti giudiziarie portano oggi il pastore imprenditore spesso in paese. Restano a sorvegliare il gregge i servi pastori. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Con un jukebox in funzione accanto ad un biliardino elettrico inizia il nostro colloquio, cominciando con un ex pastore, ora autista manovale muratore, che vorrebbe tornare a fare il pastore. Sì, sì. Gli chiediamo la ragione e la risposta è... Vorrei ritornare perché mi piace. Perché allora non fa il pastore? Non ho ancora la possibilità. Che possibilità ci vogliono per fare il pastore? Ci vuole il pascolo a trovare. È la difficoltà che non si trova il pascolo. Io trovando un pascolo avrei fatto il pastore. Ai pastori piace fare il pastore? Non a tutti piace fare il pastore. Ah, così ad alcuni piace e ad altri no. E perché forse non conoscono altre categorie di lavoro e credono che le altre categorie siano migliori. E invece? E invece lavoro che sia è tutto lavoro. E si deve lavorare in qualsiasi mestiere, si deve lavorare. Io nei mestieri ne conosco parecchi. E vorrei fare il pastore. Qua uno quanto è pastore. Perché vede la campagna, ma vede il buio, vede le notte cattive, vede tutto. Qualche volta cade, mette la testa per terra, non sa come si alzare. Ci sono tante seguenze. Che è pastore, la peggio cosa che ci sia sulla campagna. Glielo dico io perché cos'è. Prima non rende. Perché il latte, uno pastore, non rende niente. Cosa ricava? Niente. Io sono stato pastore, fatto il pastore, da piccolo. Troppo lavoro e troppo sacrificio. Oggi stanno facendo il pastore, ma non per resto, per ammazzare il tempo. Se vengono sistemati questi pastori, un po' come si deve, possono andare avanti, se no il bestiame verrà a terra di tutto. Io sono un padre di famiglia, ho conosciuto mio padre pastore, ho fatto il pastore. Anche i figli, il più li allevo alla pastorizia. Se posso fare un figlio a mandarlo a studiare, ma il resto siamo tutti pastori. Non possiamo andarci a emigrare a un altro posto, perché non ci abbiamo né una qualifica, né non sappiamo lavorare. È alle 5 del pomeriggio che i servi pastori del nostro ovile muovono il gregge. Assonnolite e piano piano risvegliate dai propri campani, le pecore iniziano svogliatamente la pastura. Prima di iniziare a mangiare, devono essere abbeverate. Le abitudini di vita del pastore sono condizionate da queste esigenze che sono restate identiche nei secoli. Dietro la pecora, anzi, dietro l'erba. Se almeno una vita tanto dura ed insicura fosse compensata. Ecco che un pastore vende il latte ai caseifici quando non si sobbarca di doppio lavoro facendo da se stesso il formaggio o cede il latte alla cooperativa senza sapere a che prezzo venderà. Nello stesso tempo prende in affitto la terra senza sapere se potrà usufruire del suo prodotto, l'erba.
I contratti di affitto del pascolo sono stipulati nel mese di settembre per l'anno che segue e il latte è retribuito a prezzo di piazza a fine campagna. Prima di questa data il pastore può avere dagli industriali soltanto degli anticipi che gli consentono di pagare ai proprietari della terra le prime rate di affitto. Ma se l'annata è cattiva, se la pecora non produce latte, la siccità non fa chiasso, è flagello poco apparente. Fosse frana o terremoto, i giornali ne scriverebbero. Saremmo aiutati. È una testimonianza raccolta da Giuseppe Fiori in La Società del Malessere. Quest'anno non è piovuto per 7 mesi. Anche qualche proprietario di terra ammette che il prezzo di affitto sia caro, dal momento che i pascoli si presentano così, mai lavorati, mai concimati, né spietrati, pascoli di cardi. Ne danno colpa la concorrenza tra i pastori, ma i pastori sono concorrenti perché la pastorizia all'interno della Sardegna è l'unica attività che consenta comunque un reddito. È un circolo chiuso. Questo stato di precarietà e di incertezza che deriva dai nodi economici in cui è stretto contribuisce a rendere il pastore sempre più lontano dal mondo di fuori, sempre più assorto nelle sue piaghe, sempre più imprigionato dentro il suo mondo, dentro la Sardegna. Il rifugio è ancora una volta dentro le regole e le leggi della comunità. Se le rubano le pecore, va dai carabinieri o cerca gli amici? Quello. Io per me non me le rubano perché io non ce l'ho. Ma... No, chi le pecore ce l'ha. Se me le ruba. Sì, all'ambiente nostro che ci rubano le pecore. Noi cerchiamo gli amici. Avvertiamo anche la giustizia, però alla giustizia tendiamo di lasciare una parte, di andarci noi al nostro ambiente. Perché se c'è la giustizia, può darsi che non ci ritornano il bestiame. Se andiamo noi, amici, ci ritornano il bestiame. Chi sono gli amici? Gli amici siamo tutti i paesani, tutti. Nel nostro paese. E poi gli amici che ci abbiamo negli altri paesi, conoscenti che ci abbiamo. Fuori dal vostro paese, dalla vostra comunità, la gente è diversa. In qualche maniera è più brava, in qualche maniera è peggio di me. Perché noi ci abbiamo più fiducia, più fiducia. In che senso è più buona e in che senso è più cattiva? È più buona che sono più bravi come, diciamo, come onestà di campagna. Ma d'altro sono più cattivi. Perché se io parlo, dico con lei una cosa, loro subito la riferiscono. Noi siamo più sinceri in questo. Cioè voi qui siete più riservati? È meglio parlare o meglio star zitti? Beh, per noi, per l'ambiente nostro, è meglio non parlare. Perché? Non so, è perché. Quando fa il suo dovere, qua non lo cerca nessuno. Se invece io mi dice una cosa e poi lo riferisco a un'altra. E poi, ma tu, cosa ti ho detto? Perché l'hai detta al mio amico? Seguo idee, sì. Noi non lo facciamo, siamo riservati. Che tutti erano come me a dirlo, tutti quanti eravamo d'accordo. Ma se lo dico io, e tu, e tre, allora noi ci fanno del male. Ecco perché siamo riservati. Chi vi fa del male? Gli altri. Uno, se io dico, ho visto questo fare del male, io sto male. Che eravamo tutti a dire abbiamo visto il tale a passare e andare alla giustizia a avvertirsi, ma uno solo, 2, 10 non lo possiamo fare, non lo possiamo fare. Dovreste essere tutti insieme. Ecco, se eravamo stati tutti insieme era stato un bene per tutti, però l'ambiente nostro, se nella nostra paese di 2500 abitanti, se 10, 20, 50 persone dicono questo, allora sono odiati. Ecco perché. Un uomo giusto, secondo lei, come dovrebbe essere? Un uomo dovrebbe essere sincero, naturalmente, ma questo di non parlare, secondo me, è che qui non osiamo parlare né dire, anche quando uno sta male, non sappiamo neanche dire che stiamo male. Dormono gli animali intorno all'ovile al loro tempo. Sotto la quercia, questo albero costante della vita pastorale. Ma il pastore non dorme di notte.
È un lavoro a ciclo continuo, 24 ore su 24. Dopo il pascolo la mungitura, anche quando le pecore non hanno latte, come da luglio a dicembre. Bisogna cavarne fuori quel poco che hanno perché sennò possono guastarsi. È tornato il pastore proprietario a dare una mano. Condizionati dal proprio lavoro e dal modo in cui esso è organizzato, il pastore vive in un tempo antichissimo, in una civiltà remota, ma sbaglieremmo a considerarlo arcaico. Anche il pastore partecipa del nostro tempo. Il pastore durante le sue visite a casa, l'ex pastore bracciante disoccupato, la moglie e la madre del pastore, soprattutto le donne, sanno com'è il mondo di fuori. Lo hanno visto. Non solo, ma sono continuamente invitati a fare una vita diversa e che in nessun senso si possono permettere. Questa sì che è vita, ma quando tentano di prenderla, seguendo i canoni del proprio codice, verso cui sono continuamente ricacciati, o vanno in galera, o divengono latitanti, o sono uccisi. Sanno quale liquore vuole l'uomo che se ne intende, quale lavatrice lava più veloce. Gli si dice comprate questo o quello, e gli si dice in maniera persuasiva. Il linguaggio è diretto e comprensibile anche dai bambini. Così il mondo pastorale è continuamente sottoposto ad una sollecitazione che non è in grado di soddisfare, ad un frustrante confronto con la realtà del mondo di fuori, immaginato o fatto immaginare in modo anche più roseo di quello che effettivamente è. Ogni volta tornare all'ovile diventa più difficile. Ogni volta diventa più buia la notte, più ingiusto non dormire in un letto. L'evasione è l'eversione più persuasive. Gli chiediamo se nel suo duro lavoro, vita da fiera, avverta qualcosa di positivo. L'aria sana, in basso. La libertà, siamo liberi, non è che sia un mestiere, una commessa, che forse l'unico che abbiamo di bello è che non ci comanda nessuno, anche i servi. La parola servo si dice tanto per dire. Comunque hanno una libertà di agire, di fare. E se una cosa è sbagliata, non è un mestiere che richiede tante tensioni oppure tante... Non ci sono difficoltà, comunque, come in un altro mestiere. Anche se si sbaglia, qui c'è poco controllo. Non è che abbiano sempre il caposquadra lì e fa... Sempre quello che dirige col dito sull'occhio, oppure se sbaglia una multa. Tutto al più qualche volta qualche scansatina, qualche sbronza, così roba del genere. Invece di mungere alle 3, si mungere magari alle 5, devo dire tardi. Tutte queste sono le cose del pastore. Come mai vigilate sempre le pecore di notte? Non le lasciate libere nelle tanche per tornarle a prendere la mattina? Innanzitutto per la questione della delinquenza. Per i furti. Per i furti, ripetiamo, che si verificano spesso, specialmente nelle nostre parti. Lei parla di delinquenza. Ma le rubano ancora le pecore? Sì, si verificano ancora dei fatti di cose, di furti qui di questi anni. Non è come questi anni scorsi, 4-5 anni fa era molto peggio, eh? Adesso è un periodo che ne rubano bestie di due piedi, due gambe. Stanno rapinando più gente di questi anni adesso. Forse perché rende di più e occorre meno fatica. E più denaro anche. Come considera questi che rubano le persone? Tutti svegli, secondo me. Della gente che sta facendo... anche un altro mestiere, non è che siano dedicati soprattutto a questo. Anzi, sono convintissimo che sono gente libera, cittadina. Può darsi che abbiano un uomo nelle mani e che loro stiano circolando col giornale magari tra le mani in mezzo alla gente. È
Ecco, ma quando voi siete di notte a guardare le pecore, non avete mai incontrato qualcuno? Avete avuto paura? No, di paura no, di incontrarne tante volte. Di incontrarne così anche un saluto, anche se freddo, perché quello lì sta, col suo sta prendendo il suo cammino, noi facciamo il nostro mestiere, quando noi non ci rompere le scatole, non dobbiamo intracciargli la strada quello lì, eh. Poi momentaneamente si può anche avere paura, ma poi... Beh, se gli arriva uno così al matto con un mitra ai piedi, mentre quello lì sta magari sonnicchiando col bestiame, se trova un uomo così, certo che ai primi attimi di cosa, c'è un sorpreso, cioè non è che sia paura, eh. Certo, un po' più di calma sarebbe positiva per tutti. Sarebbe tornata ai momenti di cosa, come in tutti i lavori, ai momenti di lavorare sarebbe rientrata. E poi ripartito dopo fatto quello che fa. Insomma, ora avete bisogno di una maggiore vigilanza. Questo stato di cose nuoce anche a voi. Sì, capisce. Non si capisce come tutti i pastori insieme, non soltanto qualcuno per delazione, tutti i pastori insieme dicano cerchiamo di fare un po' di pulizia, mettiamo un po' d'ordine in casa. Sarebbe stata una bella cosa che ci fossero messi d'accordo così. Ce ne sono tantissimi di pastori, ma non è mai stato, mai, non ci sono mai riusciti. Non è uno dice, ma io vado a passare un tipo con il bestiame del basso, vado proprio io a dire ai carabinieri, tale, ho passato così, poi magari... Perché può darsi che quello sia anche un nostro amico, un nostro compagno, eh? L'indomani vengono gli stessi e rubano il soldo. E può darsi che quello lì stia andando anche a fare quel mestiere lì per bisogno, è costretto a farlo, eh? Non sono tutte che vanno per forza a fare questo. Quando uno va di notte a fare un furto di bestiame come regola è sempre un bisognoso, un povero, eh. Parlando abbiamo fatto l'alba. Qui abbiamo salutato i nostri ospiti. Andavano a dormire. Mentre i due pastori che hanno fatto intera la notte riposano all'ombra della quercia, viene su il sole a illuminare questo altopiano dai vasti orizzonti. Esso sembra interamente vuoto, e invece tutto si muove. La cornacchia, dicono che sia centenaria, va a cercare il gregge al pascolo per cogliere sul dorso della pecora che sente piacere le zecche. Vicino all'ovile il personale dell'altro gregge adempia le sue funzioni e si prepara la mungitura e poi di nuovo siero ai maiali e ai cani da guardia. Col teleobiettivo si vedono i carabinieri nella loro quotidiana perlustrazione, a vedere se le pecore sono marcate, se nell'altopiano dove ci troviamo tra Gavoi, Ollolai, Mamoiada, Fonni ed Orgosolo si trovano le tracce di qualche passaggio sospetto, se sono in grado di raccogliere qualche indiscrezione. Ma il contatto è difficile. Vedete, non un saluto, le loro strade divergono. Quando siamo sotto nuovo, sento un ile. L'ovile è questo, non questo cammino che diciamo all'antichità. Perché prima si faceva il fuoco in mezzo alla casa. Le spiegazioni ce le ho buone, dicono, per quello che deve, insomma, fare mio figlio quando è all'università. Le aspirazioni sue, diremo. Nell'inverno non ci possiamo trovare mai tutti riuniti, perché è difficilissimo. Però nell'estate, quando mi torno in natura, è una cosa migliore. Più soddisfazione.
quindi dico, vai da tuo fratello un giorno per fargli fare compagnia, ma che lasciami stare, dice, che io non sono pastore. Forse dire più che andiamo d'accordo con questo piccolino. E il buono come studente anche, ma però anche lui è troppo nervoso, perché come studiare studia moltissimo. Quando diciamo una cosa dice che noi delle volte non capiamo, Perché ora si pensa altro se non per, con questi macchinari, ma delle volte non si può arrivare anche a prendere una, ora un pastore, voglio dire. Quasi tutti quelli che possono averla se la comprano la macchina, ma delle volte in famiglia non ci può anche arrivare a comprare una macchina. Ecco, tutte queste cose voglio. Cose diverse. Perché questa aspirazione, insomma, di staccarsi un po' dall'ambiente, dalla famiglia, questa non c'è solo in una parte di noi, c'è in tutta la Sardegna, in tutta Italia, insomma, tutto il mondo. Insomma, nessuno ha parlato di comandare in famiglia, è solo un po' di comprensione, insomma. Molte cose non siamo capiti, questo non lo dico solo io, stanno dicendo anche i francesi. Signora, lei pensa che il modo di pensare di suo figlio sia diverso dal suo? Uguale. Uguale in che senso? Per che cosa? In che senso? Specialmente per il divertimento che adesso i giovani forse lo pretendono di più, vero? Perché specialmente nei balli, nei divertimenti di cinema, insomma, di tutte queste cose, passeggiate, eccetera. Le piacevano anche a lei? Piacevano molto anche a me. Lei, Bobore, il padre, cosa ne pensa? Io penso che è tutto diverso da quando sono levato io, da quando ero ragazzo, perché non ce n'erano divertimenti. E un'altra cosa, io ho conosciuto i film quasi quando sono andato militare, non c'erano queste esigenze di adesso. Adesso sono tutti montati con fumetti, film, altre cose, no? È diverso. Al tempo li facevano lavorare da ragazzi. Prima di tutto uno, le scuole non c'erano, si veniva a quarta, quinta elementare, e poi bisognava andare a lavorare perché c'era più miseria di adesso. Eravamo ragazzi di 15 anni e non c'eravamo stati. Può figurare se c'è residente di tutti, come sono vivendo loro. È tutto cambiato. Ma lei ritiene che sia cambiato in bene o... In bene, in bene. Ma loro non l'hanno conosciuto come l'abbiamo conosciuto noi. Al tempo della guerra europea, quando andavo a scuola, io avevo 16, 17, che ero 18, 19. È un'altra cosa. Ecco, ma essendo un'altra cosa, lei trova che in quest'altra cosa ci sia anche qualcosa di male? No, può essere che c'è qualche cosa, sì, qualche cosa di male c'è, perché fanno più male dei ragazzi, che cosa che non si facevano prima questi. Oggi invece certi ragazzi combinano di quelle fesserie che vanno con queste macchine, prendono biciclette, moto, quello, noi non c'era queste cose. C'era magari più miseria, ma no. Qualche di frutta si poteva fare, ma cosa come fanno adesso i ragazzi no. E cosa fanno adesso i ragazzi? Come cosa fanno? Non vesto che valigiano anche nei negozi intieri. Sono più inquinate perché vogliono soldi per divertirsi, ecco qual è lo scopo loro. E non si può contentare tutti quei soldi, tutto per quello che fanno. E un'altra cosa sì, perché oggi un ragazzo come quando sono alle scuole, se noi spendevamo il giornale non lo conoscevamo. Oggi c'erano riviste o di questo tipo o dell'altro. E si sta meglio, però si sono più inclinati a fare del male, perché al tempo che sono andato io lo facevano quando ero ragazzo di 12 anni e andavo in campagna. Cioè lei dice che quest'ordine pastorale che c'era qui in questo posto si è rotto e ora è un momento di crisi? Sì, è un momento di crisi perché noi guardiamo, perché siamo quasi il 90% come pastorizia, ma non ci sono allevamento dei giovani. Ha capito come? Non c'è gioventù che lavora in campagna. Sono pochissimi ragazzi. Lei che pensa di tutto questo, giovanotto? Cosa vuole che le dica? Per me continuare a fare il pastore così non è giusto. Io non faccio il pastore. Ad ogni modo,
Mi sembra che continuare a farlo così sia uno spreco, ecco. Uno spreco di energia, perché si lavora e non si guadagna. Inutile che si continui a fare il pastore così. Quando non si vende quello che si ricava, si sta malissimo. Io non sto dicendo per me, io non faccio il pastore, ma mio padre, lo capisco qua, e le do retta quando mi dice che si dovrebbero avere più comodità, non dico comodità, più condizioni ideali per vivere, no? Perché non si può, quasi quasi non si può girare. Qua in Sardegna non è che sia come un altro posto, non voglio dire che sono tutti ladri. Ad ogni modo, specialmente da queste parti, non è che possa dormire su due guanciali al pastore. Gli abbigiatari ci sono sempre, nonostante i provvedimenti ci sono ancora. Questo purtroppo non è colpa dei pastori, se ci sono, anzi, a scapito loro. E dunque, come le stavo dicendo, io il pastore in queste condizioni non lo farei. La festa è a pochi chilometri dal paese e a un passo dal nostro ovile di Gavoi. I carabinieri della vicina tenenza e i commissari di Nuoro oggi vestono in borghese. I pastori hanno messo il vestito nuovo. Ciascuno ha perso con la divisa la sua funzione statutaria. Fuori del paese, intorno al santuario, in questo punto neutro d'incontro. Oltre al rappresentante di una comunità, l'uomo è ancora qui in Sardegna, anche e soprattutto uomo. Come uomo ciascuno è uguale all'altro. Ciascuno ha i diritti dell'altro. Dio è su tutti. E sotto Dio tutti uguali. Questo il significato della festa religiosa di Tregua, una volta all'anno nelle tensioni, sotto la mano dell'unica entità che possono considerare superiore. In queste occasioni il mondo è come dovrebbe essere. Gli odi, i rancori, i rammarichi e le vendette sono pacificati. Hanno collaborato tutti alla preparazione della festa a Saintra con l'ex maresciallo di polizia in pensione, e ora mangiano insieme all'ombra delle querce, ciascuno con la propria famiglia, o tribù, o clan. Il gruppo dei poliziotti, i pastori e i servipastori, i paesani commercianti. Alle altre leggi si è sostituita l'unica legge dell'ospitalità, con le sue regole di sorrisi, di insistenze, di preghiere e di inviti. Intanto in lontananza il fuoco divora il pascolo secco, cespugli, giovani querce, macchie di rovi. Acceso va dove va il vento, sopito rifiorisce. Dall'estate all'inverno, prima delle piogge, in Sardegna è un susseguirsi di incendi. È l'unica strada che resta al pastore per rinnovare il pascolo brado. Erbe e cespugli bruciando fanno concime. Alla prima pioggia spunterà l'erba. Ma bruciando il pascolo il bosco non cresce. E senza bosco non piove e non nasce l'erba. È lo stesso circolo vizioso che abbiamo già sentito. Se non ci fosse il furto non ci sarebbe bisogno di sorveglianza, ci sarebbe minore necessità di manodopera e il reddito sarebbe maggiore. Questa società, si dice, è condannata dalle sue contraddizioni. Ha al suo interno troppe regole o leggi. Tutto quello che vediamo, si dice, è legato alla miseria che l'ha prodotto, in bene e in male. Animosità e gentilezza, durezza e generosità di rapporti. I giovani, lo abbiamo sentito, disertano e ancor più diserteranno la professione del pastore. È una vita troppo dura, basta passare il mare, fare il salto, andare migranti, essere assimilati. In fondo si tratta soltanto di 40.000 addetti, con tutti i familiari, 200.000 persone. Il reddito della pastorizia, un quarto del reddito globale della Sardegna, potrà essere sostituito con quello delle industrie sulle coste. È questa la determinazione dei pastori. Notate un fatto piccolo ma significante. A Gavoi non si ballava più da anni il ballo sardo. Si preferiva il ballo continentale, che qui è chiamato ballo civile, con una punta di masochismo. Oggi in Barbagia, e qui ne abbiamo una prova, questo ballo torna di moda. Ci si provano i giovani, prima un po' incerti, poi sicuri, fianco a fianco, gomito a gomito.
E che vuol significare questo ritorno al ballo tradizionale se non sforzo di unione, quasi volersi raccogliere e unire le forze? Significa resistere ad una cultura che viene dal di fuori o alla degenerazione della propria? C'è chi interpreta questo ritorno alla tradizione, al conosciuto, come un ulteriore segno di ansia, un segno dell'aggravarsi del malessere, un modo di stringersi insieme, in comunità di difesa. Al concreto, siamo nella caciara della cooperativa di Orune. Quello su, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio quello laggiù. Un operaio ci ha mostrato, piano per piano, mese per mese, il frutto di tante fatiche, il formaggio, il romano salato. Questi valori comunitari che abbiamo visto affiorare nel ballo, nella gestione delle capre ad Ololai, avranno fatto, ne siamo certi, il successo delle cooperative. La cooperativa è una forma di associazione che sembra ideale per una comunità come quella sarda. E invece ci troviamo di fronte ad una delusione. I pastori di Orune sono circa 300, con 50.000 pecore. Soci effettivi di questa cooperativa, che pur vanta un'attività trentennale, sono appena 26. Come mai gli altri non fanno parte della cooperativa? Beh, la pensano diversamente. Alcuni... Parte di questi pastori versano agli industriali di Nuoro, che pensano a ritirarlo con propri mezzi dalle campagne di Orune. La maggior parte dei pastori lavorano in proprio, cioè lavorano il latte nei loro ovili. Io chiedevo, perché preferiscono gli industriali? Non so, non riesco a capirlo io questo. Perché si trovano tante diffidenze. Non danno fiducia alla cooperativa. Loro dicono che alcuni che paga meglio l'industriale e non la cooperativa. Cioè sono più sicuri con l'industriale, alcuni sostengono, mentre la cooperativa dice non sappiamo se venda bene o male il prodotto. E dicono io non confidisco il latte perché ci vedo tante spese, tanti personale, tanti macchinari, mezzi che vanno da una parte e dall'altra, chissà che spese ci sono, io non ci vado, non entro con quelle spese. Ma convincerli, avete cercato di convincerli? Ma si è cercato sempre di convincerli, e c'è quello lì che ti convince, c'è quell'altro che non lo convince. È perché loro pensano che è da noi, che i soldi che non ve lo diamo, mentre che lo diamo lo stesso, è capace. Si scontano dopo la vendita della produzione, del formaggio. Molti pensano questo perché i soldi, le caparre che prendono dalla cooperativa, la cooperativa fa pagare l'interesse, mentre gli industriali non li fanno pagare l'interesse con le caparre che prendono, ma non si rendono conto che l'industriale gli paga il latte 20 e 30 lire in meno. E se si fanno i conti bene, ci perdono. Io ne ho fatto, mi permetto, io ne ho fatto con tanti pastori, e questo il Parlamento ne ho fatto con tanti pastori, guardate che perdete voi almeno il 30%. E quelli che hanno detto? E che cosa dico? A me mi conviene così. Prenditi quella e ti conviene così. Forse hanno bisogno di soldi subito. E beh, capita che qualche volta la cooperativa non si trova veramente con i soldi sul diretto, allora... Questi qui che si trovano alle strette vanno dall'industriale, l'industriale sanno subitamente chi gli danno i soldi e per questo vanno dall'industriale, anche sapendo che stanno sbagliando e che non possono realizzare quello che può realizzare sulla cooperativa. Per questi motivi le cooperative si trovano in difficoltà qui in Sardegna? Naturale che si trovano in difficoltà, perché l'attrezzatura le abbiamo per lavorare migliaia e migliaia di litri di latte, mentre che invece, caspita, non ne abbiamo da lavorare, così che... I macchinari restano fermi, o magari un operaio che poteva fare, che si può lavorare 10 forme, se ne lavora 2, ne ha 2 di lavorare, così che intanto le spese sono le stesse. Ancora disagio. Una camionetta della polizia scorta la corriera.
caseggiati di periferia all'ingresso di Orune come a Cinisello Balsamo. Cubi rossi, gialli, azzurri, sopraelevazioni, vecchie case distrutte, la chiesa tutta nuova. Sembra che dal deserto di sassi che circonda il paese sia arrivato ad Orune un vento carico di semi eterogenei e che ciascuno sia attecchito per conto suo. Tutti i messaggi, tutte le parole, tutti gli inviti, tutte le tentazioni del nostro tempo si sono attaccati al volto di Orune, di questo paese pastorale in mezzo alla Sardegna. Orune è il paese che ha la più alta percentuale di studenti di tutta l'isola. Dunque questo processo è inevitabile? I contrastanti venti di tutte le novità si sono sovrapposti ai mali di sempre, alla miseria non modificata, ai problemi non risolti della terra e del mercato. A contrasto con il caotico sviluppo di case e di colori, stupisce il silenzio compatto che si incontra appena fuori del paese. Una campagna brulla, disabitata, e una strada deserta che non si riesce a comprendere dove possa portare. A Ololai intanto tornano le capre comunitarie. Sanno così bene la strada che non occorre al capraio accompagnarle fino a casa. Come tante persone, ciascuna prende la strada della sua abitazione. Molti figli di pastori, ed ora intellettuali, ricordano il battito di quelle corna contro la porta di cucina. La capra che vuole essere munta. E questo ricordo è carico di tenerezza. Perché la vita in Barbagia è piena anche di questo nel chiuso delle famiglie. Il codice tradizionale barbaricino promette a chi uccida una di queste capre la morte. Nella sua drasticità il codice è conseguente. Non il furto di bestiame esige la vendetta, ma l'offesa contro un essere che assicura il minimo vitale ai bambini, che partecipa più di un cane alla vita familiare. È l'offesa intenzionale che, come dice Antonio Pigliaru, rigetta nel nulla, mette in crisi il mondo che l'uomo ha edificato. Forse la comunità nazionale ha proprio tolto simbolicamente la capra di casa al pastore, rendendosi colpevole agli occhi di una cultura, di offesa di sangue. Il processo che ebbe inizio con la legge delle chiudende ha il suo epilogo oggi con gli strali pubblicitari di una società dei consumi. Ridotta ai margini, questa comunità sembra ormai fuori del tempo e della storia. Se tornare indietro è impossibile e in nessun modo auspicabile, quale strada può essere pensata per modernizzare questa società rispettando la sua fisionomia? Su questo tema in Sardegna si è aperto un dibattito assai vivo da parte di intellettuali che provengono dall'ambiente pastorale. Si parla di demanio o dei pascoli gestiti dalla regione o dall'università, di università barbaricina, di una società di pastori rinnovata e razionalizzata, in cui possa essere possibile quello che oggi appare al senso comune come una pura utopia, il pastore in camice bianco, tecnico dell'allevamento, il pastore laureato che non rinuncia alla sua professione e alla sua società. Nella holola e da regionare solo si spie sempre firma nova maniera maia. Thank you.
Nei confronti di questa minoranza con una propria omogenea cultura è necessaria la comprensione, il rispetto e leggi adeguate perché non esca sempre di più, ma invece rientri nella storia.